Uè ragazzi e bentornati! Eccoci nel nuovissimo episodio settimanale in cui andremo a raccontare i giochi gratis di Epic Games. Questa settimana è il turno di Dark, racconta la storia di Lloyd, un ragazzo che si ritrova nel bel mezzo di un incubo lucido. Non riuscendo a svegliarsi, Lloyd deve affrontare le proprie paure e scoprire il significato del sogno. Questo gioco, classificato come horror, rompicapo e avventura, è appunto, come ci dice il nome, un horror con tanti rompicapo per appunto proseguire nei vari livelli. Per sfortuna di Lloyd, però, il sogno rapidamente si trasforma in un incubo e tutti i tentativi di risvegliarsi finiscono col fallire. Esplorando gli angoli più oscuri del suo subconscio, Lloyd impara a sopravvivere all'incubo infrangendo le leggi della fisica e manipolando il tessuto liquido del mondo dei sogni. Potremo camminare sui muri, camminare in modalità furtiva e appunto risolvere enigmi che saranno la parte principale del videogioco. Oltre a degli enigmi che sfidano la gravità, Lloyd dovrà usare la furtività nel caso dovessero esserci nemici nelle vicinanze. Non avendo speranze di vincere un incontro aperto, date le creature più potenti e veloci di lui che incontrerà, dovrà ripiegare su piani accuratamente progettati per evitare di essere individuato. Dark, ragazzi, è un horror psicologico, ambientato in un sogno lucido, basato su un'atmosfera lentamente costruita e spaventosa, piuttosto che sulla violenza e sul gore. Ha uno stile artistico unico ed un ambiente dettagliato da esplorare. Gli effetti sonori sono realizzati dalla stessa persona che ha collaborato per l'uscita di Cyberpunk 2077 ed Hitman. Gli enigmi infrangono le leggi della fisica, come appunto camminare sui muri e sui soffitti. La manipolazione del mondo dei sogni, come appunto spostare oggetti, girare le stanze. Dovremo raccogliere ed utilizzare oggetti trovati e appunto evitare nemici perché non abbiamo possibilità di combattimento. In ultimo ci saranno dei segreti nascosti da trovare. Quindi cerchiamo di fare un riassunto di quello che è questo gioco. Allora, praticamente noi siamo Lloyd, questo omino pelato, con la maglia da carcerato, e dovremmo, diciamo, proseguire cercando di trovare l'uscita per passare al capitolo successivo. Inizialmente potrà sembrare molto complesso come gioco, in quanto ci sono appunto enigmi che a prima vista magari vi sfuggono e non ci fate caso, quindi dovrete tornare indietro nel capitolo, girare le stanze perché ci sono varie combinazioni, piuttosto che tirare leve, girare ingranaggi per appunto cercare una via d'uscita. Ma una volta che avremo preso confidenza con il nostro inventario, con i tasti di gioco, ci tengo a precisare che in questo gioco non si utilizzerà il mouse per niente proprio, si utilizzerà solo ed esclusivamente la tastiera, oppure potete semplicemente scegliere di utilizzare un pad qualsiasi per giocare. Allora, come dicevamo prima, la parte fondamentale di questo gioco sono appunto gli enigmi, in quanto sì, è vero che è un horror anche se non fa così tanta paura, ma per proseguire da un capitolo all'altro, piuttosto che a volte da una stanza all'altra, ci sarà bisogno di svolgere delle attività che, diciamo, sono molto intuibili, per esempio trovare tre ingranaggi e farli girare tutte e tre insieme, aprire porte con un sistema che appunto di quattro pulsanti e dovremo trovare la combinazione giusta. Insomma, è un vero e proprio rompicapo a tutti gli effetti, con quel pizzico di horror, ma io non lo chiamerei neanche horror, direi più che ha un'atmosfera horror, ecco, però dire che è un gioco horror secondo me è sbagliato. I tasti che andremo a utilizzare sono molto limitati, ovvero quelli di movimento, abbiamo un tasto per interagire con i vari macchinari e un tasto per l'inventario, quindi molto 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 semplice. La maggior parte del tempo la passerete, diciamo, cercando di trovare la soluzione per proseguire il livello. Molte volte intuibile senza troppi problemi, molte volte magari ci sarà da sbattersi un po' di più. Comunque, la particolarità di questo gioco è appunto il fatto che possiamo a volte girare le stanze, nel senso che appunto tirando una leva cambierà un po' l'ambiente in cui siamo, ed è importante sapere che si può camminare sui muri e quindi sul soffitto. Non in tutte le circostanze, ma quando il gioco ce lo permette potremo appunto cambiare rotazione e camminare sui muri, così per arrivare al soffitto e trovare altre soluzioni, altre vie che ci permetteranno di proseguire con il gameplay. Mi è piaciuto questo gioco? Allora, direi che sì, non è male l'idea. È uno di quei giochi che giocherei una volta e poi cancellerei all'istante. Perché ecco, secondo me è un gioco utile per staccare ogni tanto da quelle che sono le monotonie di tutti i giorni, o per comunque magari passare una serata leggermente diversa. Che dire ragazzi, su questo gioco non posso dirvi nient'altro in più. Spero lo stiate vedendo con i vostri occhi, comunque è molto molto semplice.
semplice e molto basico. Sicuramente un gioco che ci farà molto piacere avere gratuitamente nella nostra libreria, quindi non dimenticatevi di andare ad aggiungerlo immediatamente prima che poi vi dimentichiate. E spero soprattutto che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo che potete continuare a supportarmi utilizzando il codice KinoTV su qualsiasi gioco presente su Epic Games e così di fatto contribuire alla crescita di questo canale con questa nuovissima iniziativa. Fatemi sapere con un commento voi cosa ne pensate, lo scaricherete, non lo scaricherete, lo aggiungerete solamente alla libreria e non lo giocherete o lo giocherete addirittura. Dai, sono curioso di sapere la vostra. Noi ci vediamo settimana prossima con il prossimo episodio. Se volete prendere in considerazione questo fatto, in un'ora di gameplay che ho registrato per appunto mostrarvelo, sono riuscito ad arrivare fino al quarto capitolo. In un'oretta, sì, più o meno un'oretta, 50 minuti. Bella bella!